Penso che i giovani hanno entusiasmo e in un certo senso ricordare loro e presentandoli, per esempio con la visita dei lager, eccetera, abbia questa valenza. Noi non ti raccontiamo soltanto quel che è stato, ma ti facciamo anche vedere. Anche toccare con mano. Ma tocco e tocco con mano. Basta che tu tocchi questa terra martoriata dove gli uomini e le donne venivano uccisi, perché tu ti renda conto che questo è esistito. Ma soltanto questo che è esistito? No, da questo devi trarre la frase che questo può sempre esistere se non stiamo attenti. Noi pensiamo che per difendersi occorra il mitra, la squadra aerea, tutte cose che uccidono. No, queste cose qui possono ritornare tutte le volte che noi ci autoconvinciamo che non tornino, che ci passiamo sopra, che diciamo ma. Sarà poi un'altra volta. Invece queste cose qui possono sempre tornare in ogni momento, tutte le volte che l'uomo si arma, non di fucili, non di armi terribili, ma tutte le volte che l'uomo si arma di odio o di desiderio di conquista, che basa la propria volontà di vivere bene sull'antipatia, non sull'odio, l'antipatia è la prima scala, dopo si va più in su, si odia e si uccide. Tutte le volte che l'uomo si arma di questa antipatia verso l'uomo di un altro paese. E quindi questo rischio può succedere. L'antipatia sembra che sia una parola leggera, no? Si comincia di lì, ma si va più su.